Si avvicinano le elezioni nazionali, si sono presentati nei giorni scorsi a Ravenna i candidati di Fratelli d'Italia, in corsa per il Senato il ferrarese, senatore uscente Alberto Balboni e la brisighellese Marta Farolfi. Senatore, non solo Ferrara può essere rappresentata a livello di Senato nella prossima legislatura. Certo, io sono capolista nel proporzionale, un seggio praticamente sicuro. Ciononostante il partito mi ha affidato un compito molto importante, quello di candidarmi anche nel collegio uninominale che comprende Ferrara e Ravenna. Per effetto della riduzione dei parlamentari i collegi si sono allargati ovviamente, è un collegio contendibile, si può sconfiggere la sinistra, una vittoria nel collegio uninominale varrebbe doppio perché oltre a portare un parlamentare di centrodestra ne sottrarremmo uno alla sinistra, che come gli italiani hanno ormai capito ha come unico obiettivo quello di impedire la governabilità, perché il loro obiettivo è impedire che il centrodestra abbia una maggioranza ampia per poter affrontare le sfide difficili purtroppo che ci aspettano nel prossimo autunno, nel prossimo inverno. E quindi vincere nel collegio uninominale significa assicurare quel margine di governabilità al centrodestra che invece la sinistra vuole sottrarci. Se io dovessi vincere nel collegio uninominale, tra l'altro Marta Farolfi, che è il numero due dietro a me nel listino proporzionale, diventerebbe a sua volta automaticamente senatrice, quindi potremmo ottenere il duplice risultato di avere un rappresentante di Ferrara in Parlamento, ma di avere anche finalmente per la prima volta un rappresentante di Ravenna con una persona capace e meritevole come Marta Farolfi, che come sapete è vice sindaco di Brisighella e è apprezzata da tutti per la sua competenza, la sua capacità amministrativa. Oggi ha ricordato, onorevole, come il centrodestra sia pronto a governare. Sicuramente sì, noi abbiamo steso un programma molto sintetico e molto realistico, è inutile voler fare la fiera delle promesse, abbiamo un paese che in questo momento è afflitto da una crisi energetica molto pesante, ne vedremo le conseguenze non certo in questo periodo ma da qui a un paio di mesi, abbiamo il sistema delle imprese che deve continuare a poter produrre e non avere dei costi di energia tali che gli impediscano di farlo, e quindi il nostro obiettivo è quello di tenere la barra dritta, far ripartire l'Italia, farla ripartire con un programma di 5 anni che non si preoccupi del provvedimento giorno per giorno, ma che invece abbia come finalità quello di arrivare fra 5 anni con un debito pubblico decisamente ridotto, con le famiglie che hanno più soldi in tasca e col sistema delle imprese che assume in modo virtuoso anziché lasciare al parassitario reddito di cittadinanza quella che è una funzione che non è propria del reddito stesso. Una candidatura che rappresenta il territorio. Sì, io sono molto onorata di questa candidatura, chiaramente ne sento il peso e la responsabilità e ringrazio Giorgia Meloni e tutta la dirigenza del partito di Fratelli d'Italia per questo grande riconoscimento, attestato di stima e di riconoscimento nei miei confronti, che ho sempre lavorato nel territorio, e soprattutto per questa doppia candidatura, appunto proprio perché è al Senato. Un curriculum da imprenditore, un curriculum anche da tante volte consigliere comunale in opposizione e oggi addirittura anche da vice sindaco. Sì, è stata una grande soddisfazione. Effettivamente sono stata consigliere provinciale dal 2001 al 2016 e dal 2004 ho guidato l'opposizione in consiglio comunale a Brisighella fino ad arrivare al 2019, è quando finalmente abbiamo vinto le elezioni, unico comune in tutta la provincia di Ravenna, e diciamo ho potuto anche vedere le cose dall'altra parte, quindi proprio per quello che riguarda la gestione vera e propria. Ho delle deleghe
importanti, che sono appunto l'urbanistica, le più importanti sono l'urbanistica, l'edilizia privata e le politiche sociosanitarie. E sono, diciamo, molto soddisfatta di questo risultato, perché questo è anche un risultato dovuto ad una opposizione che ho sempre fatto, io e i miei colleghi chiaramente in Consiglio Comunale, che ho sempre fatto in maniera credibile, seria e costruttiva, e questa opposizione è stata, diciamo, premiata. Abbiamo vinto, non è successo nessuno tsunami in questi 3 anni, cosa che invece il centrosinistra andava dicendo, che se avessimo vinto chissà cosa poteva succedere. Non è successo niente, anzi in 3 anni credo che noi abbiamo fatto molto, ma molto di più di quello che ha fatto l'amministrazione di centrosinistra nei 10 anni precedenti. Quindi per me è stata veramente una grande soddisfazione, un coronamento a tutta quella che è stata la mia attività politica. E poi è arrivata questa candidatura, questa doppia candidatura, di cui ripeto sono onorata, e è stato un grande riconoscimento per me da parte del partito. Cosa può portare un senatore romagnolo di Fratelli d'Italia in Romagna? Beh, può portare tanto, anche perché sarebbe la prima volta praticamente in tutta la storia in cui possiamo avere un senatore che rappresenta la Romagna, ma che soprattutto rappresenta Ravenna, perché noi del centrodestra non l'abbiamo mai avuto. Io ho 2 possibilità, sia quello del collegio uninominale dove rappresento tutto il centrodestra, chiaramente tutta la coalizione, sia di Rimini e di Forlì e Cesena, e poi ho questa grande possibilità nella lista proporzionale del Senato, dove sono al secondo posto dopo Balboni, che è anche il candidato all'uninominale per il collegio Ravenna-Ferrara.